Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di riverberi, perché ci piacciono un sacco i suoni deep, i suoni molto riverberati, però magari nel farli ci viene un po' di confusione perché gli ambienti si possono mescolare in malo modo fra di loro. Allora vorrei parlare di un metodo facile e veloce per fare ordine. Qua nella sessione c'è una clip che ho appena messo giù, molto semplice, il suono è poco interessante, questo perché vorrei proprio utilizzare il riverbero per muovere un po' le cose. Sentiamo velocemente. Eccetera, niente di che. Insertiamo quindi un riverbero. Utilizziamo il nuovo, il riverbero ibrido, e aumentiamo il tempo di decay in modo che il riverbero faccia del pastone. Io voglio che il tempo di riverbero sia più lungo dell'intervallo di tempo fra un accordo e l'altro, in modo che il riverbero continui a suonare nonostante l'accordo sia cambiato, quindi magari si creano dissonanze o comunque intervalli non voluti. Ascoltiamo. Ok, a questo punto io consiglio, a me piace quando si gioca con degli effetti, dei delay, dei riverberi, ma in generale degli effetti, di creare un audio effect track, quindi me la G, per fare il gioco ovviamente delle catene dry wet. Quindi la prima io la chiamo dry e spengo il riverbero, nella seconda la chiamo wet processed, perché magari lavoriamo su questa e mettiamo il dry wet al 100%, la terza la chiamiamo semplicemente wet e sempre al 100%. In questo modo ovviamente il bilanciamento fra il dry wet viene dato dai livelli delle varie catene. Ok, ora la prima magari cosa che mi viene in mente è di utilizzare un compressore che seghi, che comprima gli attacchi del suono, in modo da entrare dentro il riverbero in maniera un po' più smooth, un po' più morbida, e anche a separare il suono dry dal suono wet, come se fosse una sorta di pre-delay aggiuntivo al riverbero. Ascoltiamo. Ok, ora però per fare ordine abbiamo bisogno in pratica di resettare il dispositivo di riverberazione, l'hybrid reverb, perché quello che a noi serve è che il riverbero venga ritriggerato ad ogni accordo, quindi che si spenga e riaccenda, che si spenga e si riaccenda. Questo è l'unico modo, automatizzare il parametro on-off. Basta una automazione brevissima. Un'automazione brevissima nel momento di triggering della nota, anche più breve possibile. Ecco qui, magari lo facciamo solamente nei primi accordi, quindi qui, e magari nel terzo, perché ho sentito che cambia accordo nel terzo. Ok, sentiamo che succede. Ok, il riverbero si è resettato, però è comparso un fastidiosissimo click dato dall'accensione del dispositivo. Quindi purtroppo dobbiamo utilizzare un secondo dispositivo, un utility, che ci permette di automatizzare il volume prima che il dispositivo riverbero si riaccenda. Quindi magari vediamo tutte e due le automazioni contemporaneamente. Voglio vedere il gain. Perfetto. E con il gain possiamo essere molto più smooth, possiamo essere molto più larghi, quindi l'importante è che in questi momenti il volume sia zero. Dopodiché possiamo utilizzare anche una curva di questo tipo. Molto bene, proviamo sempre nei primi tre accordi, anzi potremmo copiare entrambe le automazioni. All'interno di tutte le note cerco di fare una cosa un po' veloce, però almeno facciamo una roba con del senso che ha piacere di ascoltare. Ok. Ok. E siamo in fondo, molto bene, ascoltiamo. Il
il segnale pulito, aggiungiamo il dry, facciamo il bilanciamento. Sentiamo la differenza con il riverbero prima di questo piccolo trick. La quantità di riverberazione è la stessa, è soltanto più ordinato. Ora, visto che l'obiettivo è sempre quello di rendere le cose interessanti, a me viene in mente magari che potremmo anche modulare un pochettino di più il suono sempre attraverso il riverbero. A me viene in mente che potremmo utilizzare perfetto il resampling di solo il suono riverberato. Why not? Quindi è già in solo, accendiamo solo il riverberato e registriamo. Ok, a questo punto è intelligente tagliare l'audio in coincidenza del triggering di ogni nota. Questo perché permette di, a me le prime idee che mi sono venute in mente, giusto per fare veloce, di reversare ogni porzione di audio e quindi tagliandola non si rischia di invertire o modificare la melodia originale, ovviamente. Anche qui cerco di fare velocissimo. Ok, siamo in fondo. Molto bene, sentiamo un po' il tutto. Riaccendiamo anche il dry. E magari mentre va, a questo punto mi chiama fortissimo un'automazione di volume qui, sulla traccia reversata. Me ne ero persa una. Ok, dai, è un po' più carino tutti insieme. Però visto che abbiamo mosso il riverbero con questo resampling, a me viene in mente magari che si potrebbe cambiare un pochettino questo qui, il nostro riverbero originale, con qualcosa che lo muova in volume. Quindi magari utilizziamo un autopan. Un autopan lo piazziamo qui, dopo l'utility. E mettiamo la mount al 100%, il rate teniamo 16esimi, la fase a 0 perché così ha effetto sul volume, e sentiamo l'offset come gira. Vediamo un po'. Ok, carino, vediamo di, visto che abbiamo perso tempo nel fare questa automazione, potremmo copiarla sulla mount. Why not? Così che vadano insieme, però io la mount voglio che vada a cannone, che si senta di più. Sentiamo un po' quello che abbiamo fatto. E ok, questa è un po' l'idea, un po' un metodo per tenere organizzato, ma soprattutto per giocare con gli effetti, creare qualcosa di creativo, per generare materiale audio col quale andare avanti e divertirci. Io vi saluto, raga, alla prossima!